Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Najed. Oggi siamo veramente con un ospite d'eccezione e lo ringraziamo di essere qui, l'ammiraglio Giuseppe Denan Giorgi, già capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Quindi grazie a tutti, ammiraglio, e grazie di essere intervenuto a Najed. Oggi parleremo di marina militare e di marine militari. A cosa serve una marina militare? Anche perché spesso la gente comune pensa a una flotta navale che ne serva per proteggere i pescherecci piuttosto che difenderci o impedire o portare i migranti a seconda un po' del credo e delle sensibilità politiche, o tutt'al più a fare una battaglia navale contro ipotetiche invasioni, stile Jutland, piuttosto che la battaglia delle Midway. Ma la marina, le marine non servono a questo, o perlomeno non servono attualmente principalmente a questo. Quindi arrivo per l'ammiraglio alla prima domanda. In genere, a cosa serve una marina militare? Qual è il ruolo geopolitico di una marina? Per rispondere a questa domanda, il concetto fondamentale che bisogna, diciamo, affrontare è quello del potere marittimo, cioè l'importanza del potere marittimo sulla geopolitica e sui destini, diciamo, delle popolazioni e delle nazioni. E il potere marittimo è oggi ancora più importante nell'epoca in cui viviamo e nel XXI secolo. Intanto, cos'è il potere marittimo? Molto semplicemente è la capacità di condizionare il comportamento di altre popolazioni, di altre nazioni, operando sul mare e dal mare. Questo è il concetto nella sua accezione più semplice. E poi, naturalmente, la questione è questo potere marittimo perché è rilevante adesso? Premesso che il potere marittimo è rilevante già dai tempi dei Romani e anche prima. E i romani infatti riescono a diventare un impero vero e proprio quando costruiscono le loro flotte e quando riescono a battere i cartaginesi, a sconfiggere i pirati del Mediterraneo. Ma adesso è ancora più importante perché, e non a caso, siamo nel secolo marittimo, così definito, perché ci sono alcune questioni. Una è la globalizzazione. La globalizzazione ha bisogno come strumento principale, come pilastro principale, del legittimo uso del mare, dell'uso libero del mare, quindi della libertà di navigazione e della sicurezza dei traffici marittimi. L'altro aspetto che aumenta significativamente, insomma, la velocità con cui la globalizzazione si è imposta ed è costituisce la spina dorsale delle società in cui noi viviamo, non solo quelle occidentali, democratiche, ma più in generale tutto il pianeta, in un modo o nell'altro, insomma, è condizionato dal fenomeno della globalizzazione. Quindi è internet. Internet, che peraltro viaggia per il 90% in cavi sottomarini, sono i due pilastri fondamentali. Quindi affinché la globalizzazione possa esistere, possa funzionare, possa realizzarsi, il mare deve essere utilizzabile in sicurezza. Lo abbiamo visto in maniera eclatante, l'importanza della libera navigazione, della fruizione, delle linee di comunicazione, recentemente quando la nave porta container di grandi dimensioni ha bloccato per un incidente il canale di Suez. Bene, gli effetti continuano a sentirsi ancora adesso perché c'è stato un rallentamento di tutto il traffico attraverso Suez. Attraverso Suez passa ancora una percentuale molto elevata del traffico mondiale e in particolare quello che riguarda ovviamente il Mediterraneo e tramite il Mediterraneo anche l'accesso all'Europa. Ecco, e quindi il mare. Il mare che non è solo un mezzo di comunicazione, un insieme di linee di comunicazione, ma è anche uno spazio fondamentale, un volume fondamentale, sia per la salute del pianeta, perché gli oceani producono ossigeno assai più della foresta,
amazzonica e di tutte le piante del mondo, hanno una quantità di fauna immensa che viene purtroppo eliminata troppo rapidamente, e poi i fondali sotto i quali, diciamo, ci sono grandi quantità di materie prime che sono maggiormente raggiungibili a profondità superiori che in passato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che certe zone, certi fondali che prima giacevano in acque libere, sempre di più adesso finiscono per essere inglobate in zone economiche esclusive sempre più ampie, e quindi abbiamo un fenomeno che chiamiamo la territorializzazione dell'alto mare, che è un problema molto serio che riguarda poi anche la sicurezza e la, diciamo, l'utilizzo degli spazi marittimi da parte della comunità internazionale, no? Versus invece lo stato rivierasco. Quando parliamo di mare, naturalmente due altri aspetti sono importantissimi. Uno è il fatto che l'80% della popolazione risiede entro 200 km dalla linea di costa, la popolazione mondiale, e l'altro aspetto è diciamo, la conformazione delle terre che sono circondate dagli oceani e che diciamo, costituiscono poi degli imbuti, delle strettoie, dei passaggi obbligati. E quindi queste terre assumono, a secondo di chi le possiede, di chi le governa, di chi ha il dominio, il controllo di questi luoghi, ha una valenza strategica, in alcuni casi enorme. Naturalmente basta, abbiamo citato Suez, Gibilterra, è un altro di questi passaggi fondamentali, e sempre per l'Italia è fondamentale anche lo stretto di Bab el Mandeb, che è il passaggio tra le acque, l'Oceano Indiano occidentale, cioè le acque del Corno d'Africa, e il Mar Rosso. Non a caso gli israeliani hanno una base più o meno segreta in quelle acque, ma ci sono anche gli emiratini, insomma c'è tutto un mondo che orbita in via semipermanente, c'è a volte le navi iraniane che fanno da basi galleggianti per influire anche loro sulla libertà di passaggio e fare da nave picchetto per le forze, diciamo, pro-Iran che combattono, per esempio, nello Yemen. Una è stata affondata ultimamente, mi sembra, o pesantemente danneggiata, dicono dagli israeliani. Aden era appunto, aveva le chiavi dell'accesso al Mar Rosso e quindi anche del Mediterraneo. Quindi gli inglesi possedevano Aden, Gibilterra, ma in più avevano anche il controllo sull'Egitto, quindi del canale di Suez. E poi andando verso Oriente ci sono lo Stretto di Malacca, tutti quei passaggi obbligati attraverso cui passa ancora, e naturalmente Hormuz, la gran parte del petrolio che per esempio utilizza la Cina e il Giappone. Nel rapporto tra gli oceani, la valenza degli oceani, è un altro fattore importantissimo, il cambio del clima, che vede da una parte la possibile aumento di tensioni demografiche e quindi di instabilità, perché alcune isole finiscono sempre più sott'acqua, alcuni popoli si sta pensando che dovranno essere, diciamo, trasferiti sulla terraferma, anche le Maldive, per esempio, che è un'area del mondo, sono isole che conoscono un po' tutti, almeno di nome, sono particolarmente a rischio perché sono molto basse. Quindi il cambio del clima, l'innalzamento della temperatura media farà salire gli oceani, ma aprirà le vie dell'Artico in maniera inizialmente non proprio tutto l'anno, ma diventerà assai più facile navigare in maniera regolare, e qui cambia completamente quindi la valenza delle linee di comunicazione, perché dalla Cina per raggiungere gli Stati Uniti, per raggiungere, diciamo, l'Europa, ecco, potrebbero decidere di passare dall'Artico, e quindi il Mediterraneo rischia una volta di più di diventare ancillare, insomma, meno importante, ulteriormente meno importante. Quindi l'importanza delle marine. Globalizzazione vuol dire, ad esempio, che un qualcosa che accade davanti alla Somalia può avere un impatto diretto e fortissimo anche per l'Italia, per l'economia italiana.
E mentre diciamo su terra gli incidenti che possono accadere normalmente diciamo non hanno conseguenze strategiche, invece in mare l'effetto strategico, diciamo la conseguenza strategica, e ripeto, lo si è visto con il semplice incidente a Suez, può essere assai più, si può verificare con più facilità, insomma. Intanto perché è un luogo senza leggi, tra virgolette, l'alto mare è un luogo di libera navigazione, ma è anche un luogo dove vince generalmente il più forte e impone la legge dell'alto mare, insomma, in qualche modo. E quindi ecco che non si può necessariamente contare in tempo reale sull'aiuto degli alleati. C'è in mare l'esigenza di avere la capacità di far fronte da soli ai problemi con cui ci si può dover confrontare, in attesa che si maturi il consenso per un intervento magari degli alleati che possono dare una mano. Quindi, e questo è in soldoni l'importanza del mare. Dopodiché ci sono nazioni che sono più attrezzate per natura, per costituzione vorrei dire, a diventare, ad esprimere potere marittimo, ed altre che sono per motivi ereditari, tra virgolette, delle potenze terrestri e quindi non hanno affatto questa inclinazione a ricercare in mare la loro prosperità e il loro vantaggio strategico. Sentivo nell'ultimo convegno della Marina Militare, tra l'altro a Venezia, c'era un simposio che appunto una relatore, adesso non ricordo chi, diceva che tutto sommato non abbiamo ancora smaltito lo shock della fine della guerra fredda, cioè non ci siamo ancora abituati a dover pensare che ogni tanto dobbiamo anche fare da soli. Beh, non abbiamo più. È vero, questo è verissimo ed è appunto uno shock forte che però è stato anche un vantaggio, se vogliamo, dal punto di vista di chi ha dovuto impegnarsi, ha voluto impegnarsi nella vita politica e di governo. Perché in effetti l'Italia, la Germania e il Giappone dopo la guerra sono stati paesi a sovranità limitata. La politica estera di queste tre nazioni sconfitte, in maniera disastrosa peraltro, è stata assunta totalmente dagli Stati Uniti. Alcuni elementi, per esempio, delle nostre costituzioni sono non solo simili, sono proprio uguali testualmente, alcuni paragrafi della Costituzione italiana, quella tedesca, quella giapponese, quindi sono proprio figlie di un minutaggio della potenza vincitrice che ha detto adesso questa la scriviamo così e voi calmi e buoni adesso sulla politica estera non potete assumere iniziative. Di qui l'approccio a una forze armate essenzialmente difensive e complementari totalmente alle forze americane. Quindi abbiamo avuto un esercito estremamente numeroso, specializzato non tanto nella manovra ma nella forza d'arresto immaginata appunto sulla soglia di Gorizia per rallentare le orde tra virgolette sovietiche e del blocco orientale, che col grande impiego di carri armati avrebbero potuto e si immaginava avrebbero potuto facilmente diciamo penetrare in Italia. A caso l'Italia veniva definita in modo un po' sprezzante il ventre molle della NATO. E quindi c'era questa articolazione delle forze armate con l'esercito in maniera estremamente preponderante e che assorbiva più del 45% di tutto il bilancio. Poi c'era l'aeronautica che è stata in certi periodi la seconda aeronautica in termini di numero di aeroplani in Europa. Aeroplani forniti dagli Stati Uniti, tutte le famiglie degli F-86 e tutti gli aerei diciamo di origine, proprio di fornitura diretta americana.
E il nostro compito, tra l'altro, era quello di lanciare le bombe atomiche a doppia chiave come ritorsione in caso di attacco nucleare verso i paesi, diciamo, non principali del blocco orientale, ma quelli un po', diciamo, meno potenti, insomma, Ungheria, Bulgaria. Sì. E di conseguenza l'aeronautica di dimensioni grandissime, insomma. E poi la Marina, e la Marina era già la più piccola ed era anche strutturata, concepita per essere integrata nei gruppi portaerei americani, per integrare un po' la difesa antiaerea e molto la difesa antisommergibile. Per cui, come avevamo fatto in Iraq 1, in pratica, mi pare che l'Audace fosse l'anno scorso. Sì, però già la Marina che è andata in Iraq è figlia della prima legge navale, del Libro Bianco, che mette in discussione la strutturazione della Marina sui principi della vecchia Guerra Fredda. Infatti la Marina sviluppa il Teseo, dà vita a un programma sommergibilistico piuttosto importante, potenzia la componente anfibia, cioè dichiara in maniera... se lei guarda appunto il libro bianco della Marina del 73 o del 1973, viene dichiarato proprio in maniera esplicita che si deve poter operare indipendentemente nell'attesa che gli alleati eventualmente intervengano. Si tratta di affermazioni, diciamo, rivoluzionarie per i tempi, e su quello si sviluppò appunto tutta la nuova componente, la guerra elettronica. La inizia in quel periodo la ricerca attiva di come fare ad avere l'aviazione di Marina imbarcata. Infatti viene progettato il Garibaldi, nave che non avrebbe avuto alcun senso nell'ottica di complementarità, perché le navi portaerei, voglio dire, ragionando come gregari degli americani, avere un Garibaldi piccolissima, micro portaerei, non avrebbe avuto alcun senso. Lo aveva invece in maniera strategica per avere l'ala fissa, la componente aerotattica, cosa che infatti poi accadde quando nell'86, per merito a questo punto dell'ammiraglio Marulli, il quale ingaggiò un corpo a corpo contro il generale Cottone dell'aeronautica, riuscì a portare a casa questo risultato. In realtà lo conseguì l'ammiraglio Piccioni appena andato via Marulli, ma insomma il lavoro grossissimo l'aveva fatto Marucci. Poi se intervengo, ricordiamoci che il Garibaldi è stata, forse grazie al Garibaldi, i primi aerei a intervenire in Afghanistan sono stati proprio quelli della Marina Militare. Gli unici aerei, perché l'aeronautica non trovò degli aeroporti da cui poter operare, perché la densità di aerei americana era talmente elevata che non c'erano spazi, soprattutto quando uno si presenta con delle regole di ingaggio talmente penalizzanti da non essere rilevante. Quindi questo è un altro dei drammi delle nostre forze armate, che, come diceva quel ricercatore, quel professore a cui lei faceva riferimento, è figlia naturalmente del periodo post-bellico, cioè di questa inibizione all'uso della forza, all'uso legittimo della forza, che vada oltre la mera autodifesa limitata nel tempo e nelle proporzioni a quanto serve per interrompere l'attacco, cioè la formula della sconfitta garantita, no? Lasciare all'avversario ogni possibile iniziativa e poi, appena l'avversario si volesse riposare, interrompere l'attacco, anche noi dovremmo fermarci, e poi quando lui ha voglia di riattaccarci lo può fare, eccetera, eccetera. E questo perché la politica è assolutamente non disponibile in linea di massima, perché poi vedremo che poi ci sono stati dei periodi in cui con grande fantasia viene inventata la difesa estesa, una difesa preventiva, insomma tutto un ambaradan che va a fare poi riferimento ad accordi internazionali, tutte le robe in cui si cerca, tramite una legittimazione esterna, di avere il permesso anche noi di sparare. Ma insomma, sì, il grosso, il primo impiego fu in realtà in Somalia. Avevamo 3 AV-8, la missione in Somalia. Il comandante della nave Garibaldi o del gruppo navale italiano era l'ammiraglio Binelli, credo, se no era il comandante del Garibaldi.
E poi dopo sì, una missione importantissima in cui mandammo ben 8 V8, i quali volarono per 900 ore di volo sul cielo d'Afghanistan, illuminando con laser il target, il pod, diciamo, il targeting, e poterono operare insieme agli americani perfettamente integrati. E prima di procedere, le ne leggo una domanda che, che nel frattempo è arrivata. E questo è il bello punto della diretta, eccolo qua. L'ammiraglio è d'accordo per un eventuale blocco navale contro la Libia? Ma la risposta è molto semplice. Il blocco navale contro la Libia, inteso come blocco dei migranti, è tecnicamente impossibile ed è semplicemente, si trasforma necessariamente in un soccorso in mare dalle acque della Libia, perché alla, diciamo, alla vista della nave militare i migranti, lo hanno già fatto in passato, si buttano in acqua e quindi per legge il soccorso non può non essere fatto, oltre alle considerazioni ovviamente umanitarie. Quindi diciamo non serve assolutamente nulla, anzi se serve l'effetto opposto, perché il blocco navale richiede per essere efficace l'uso della forza. Cioè, e poi non dimentichiamo che l'atto navale a livello internazionale, e cioè il blocco navale, è un atto di guerra. Certo, a tutti gli effetti. È chiaro che immaginare di fare un blocco navale nelle acque, perché per farlo bisogna andare lì vicino alla costa, perché abbia un senso. Una volta che ci si è allontanati, la quantità di navi per diventare, come dire, creare una barriera impervia alle decine di piccole imbarcazioni che si aprono a ventaglio per raggiungere le coste italiane, richiederebbero moltissime navi. Ma ammesso di avere un governo che fosse disponibile a finanziare un'impresa massiccia giorno e notte, eccetera, eccetera, resta il fatto che dal punto di vista legale della legge italiana non è fattibile non soccorrere le persone. Quindi per poter essere efficaci si sarebbe dovuti o si dovrebbe operare proprio di fronte alla battigia, quindi con l'uso anche di barche gommoni, cioè in modo che di impedire ai trafficanti di esseri umani di farli imbarcare. Ma un'operazione di questo genere naturalmente richiederebbe l'autorizzazione del governo libico, che però nessuno sa quale esso sia per davvero, perché sì, ci sono i due tronconi, quello cirenaico e quello della Tripolitania, però di fatto ci sono queste milizie potentemente armate che governano loro tutte le attività commerciali e non solo, e la tratta degli esseri umani fa parte di una di queste attività. Quindi bisognerebbe che il governo locale o chi ha il potere autorizzasse gli italiani a fare questo tipo di operazione, che comporterebbe l'uso del San Marco, per esempio, o delle forze speciali di Consuming, andare lì e disabilitare le imbarcazioni, catturare questi trafficanti, arrestarli. Insomma, è un'operazione bellica, militare, di uso della forza, dove una milizia che si presentasse per sparare dei missili anticarro alle navi o sparare ai nostri uomini dovrebbero confrontarsi con una reazione militare forte, eccetera. Quindi mi sembra che sia una cosa, uno slogan, ma in termini pratici, del resto l'Italia ci provò a fare una cosa molto anacquata quando ci fu la grande invasione dall'Albania, e tutti, sì, molti forse ricorderanno che la corvetta Sibilla cercò di interporsi tra la barca e l'Italia, e la barca poi nel cercare di svicolare finì sotto la prora del Sibilla e morirono 86 persone. Il comandante passò la parte della sua vita nei tribunali, fu condannato. Cioè, voglio dire, sono operazioni che in un sistema come il nostro, ripeto, lasciando da parte le considerazioni di tipo umanitarie, ma proprio dal punto di vista tecnico-operativo e giuridico, non sono proprio praticabili. Ecco, io
abbiamo parlato appunto dell'uso della forza, eccetera, ma io andrei anche sull'uso geopolitico della Marina con un esempio concreto, anche perché lei è stato protagonista, ammiraglio, di una delle più brillanti forse operazioni, quella appunto di Leonte 1, che è stata magistrale anche sia da un punto di vista organizzativo, ma anche geopolitico. Lei quella volta mi pare fosse il comandante delle forze d'altura. Sì, ecco, l'operazione Leonte è un po' un case study, perché da un lato rappresenta proprio lo sfruttamento della flessibilità operativa e della indipendenza logistica di una formazione navale. Mentre un'operazione terrestre, chiamiamola guaro terrestre, ha bisogno di basi, diritti di sorvolo, lunghi tempi di approntamento e poi un grande impianto logistico a terra, come abbiamo visto poi successivamente quando abbiamo dovuto, una volta sbarcati i nostri 1000 uomini, 500 di San Marco e 500 della Serenissima. Quindi l'operazione è stata un po' un case study, perché noi siamo stati approntati in una settimana circa e abbiamo potuto, diciamo, non solo soddisfare il requisito governativo di andare via rapidissimamente, ma durante il transito continuare la pianificazione, perché la nave ammiraglia, il Garibaldi in questo caso, aveva tutti i sistemi di comunicazione, tutti gli spazi, avevamo più di 140 linee telefoniche satellitari, per dire, per poter pianificare concretamente l'operazione in dettaglio. Quindi da questo punto di vista il sistema, diciamo, dal mare funzionò perfettamente. Non solo, ma avevamo anche un armamento piuttosto potente in grado anche di essere di deterrenza nei confronti di chiunque avesse voluto interferire con la nostra operazione. Avevamo a bordo gli AV-8 armati, avevamo gli H-101, sia gli Eli radar che gli H-101 antisommergibile, e quindi insomma avevamo un assetto decisamente. Ricordo che l'Eli radar, per esempio, prendeva e tracciava bersagli di superficie a 160 miglia, quindi tutti collegati in Link 11, insomma, l'operazione da questo punto di vista eravamo molto ben attrezzati. Avevamo 3 navi anfibie, quelle piccole navi anfibie un po' che sembrano navi giocattolo, ma insomma San Giorgio, San Marco e San Giusto, per un colpo di fortuna le avevamo tutte e 3 operative. E poi mettemmo in gioco una corvetta per avere la possibilità di avere una nave che potesse fare operazioni insomma litoranee senza esporre le navi maggiori. Quindi è la flessibilità operativa, dicevo, perché terminato lo sbarco, il primo ministro, mentre stavo andando a salutare il capo di stato maggiore della difesa libanese, avendo terminato lo sbarco, che tutto si concluse in 2 giorni, mi chiese se la Marina italiana poteva invece fare qualcosa per liberare le acque territoriali dal blocco navale israeliano, che era ancora operante nonostante la tregua, e che blocco navale che stava portando, insomma, alla fame, in effetti, la popolazione, parte più povera della popolazione, non c'era più carburante, gli ospedali non funzionavano più, le sale operatorie, non c'era elettricità, eccetera. E eravamo con l'ambasciatore Mistretta, ricordo, e da signora, che questo è il nome del primo ministro dell'epoca, distinto, insomma, io risposi di sì, che penso che noi avessimo tutti gli assetti, le capacità per poter conseguire questo scopo. Mi disse: come devo fare? Suggerì di chiamare Prodi al telefono, lui lo fece nel giro di 20 minuti, tant'è che poi io fui richiamato dal capo di stato maggiore della difesa, l'ammiraglio Di Paola, per dirmi che allora ok, bisognava iniziare a muoversi. E lì poi è partita una serie di eventi molto interessanti, che adesso sono troppo lunghi da raccontare, ma una delle cose più interessanti, per esempio, fu che io volai ad Haifa con un elicottero, portandomi prima sul mare a circa 50 miglia per non essere visto dai radar costieri degli Hezbollah o della Marina libanese. Poi a bassissima quota sono arrivato in Israele, in Borghese, siamo andati in un sotterraneo dove abbiamo incontrato il sottocapo della Marina israeliana, e lì abbiamo dato la nostra disponibilità ad assumere la responsabilità al posto degli israeliani del controllo delle acque contro l'armamento. In questo modo Israele poteva togliere le proprie navi e lasciare l'accesso ai mercantili purché l'Italia garantisse il loro controllo.
E questa cosa riuscimmo a portarla avanti, nonostante ovviamente con la collaborazione della Marina libanese, che avevamo fin da subito coinvolto nell'operazione, quindi arrivammo in zona di operazione, io aprii tutte le navi agli ufficiali libanesi, alcuni avevano fatto l'Accademia di Volo, però un clima di estrema collaborazione, di apertura, e questo funzionò molto bene perché battemmo i francesi sul tempo, perché a questo punto i francesi, informati della nostra iniziativa, tentarono di toglierci l'idea, il vantaggio, e fecero acquisirono la nostra proposta facendola loro e la portarono alle Nazioni Unite senza coordinarsi con l'Italia. A quel punto ricevetti una telefonata dal capo di Stato Maggiore della Difesa, ripeto, l'ammiraglio Di Paola, alle 6:30 di un mattino del 6 settembre, e mi disse, del 2007 se non sbaglio, o 6, insomma, durante la Leonte, mi disse che avevo libertà di manovra a fare tutto quello che io ritenuto necessario per portare a casa la missione. E ci riuscimmo, e quindi con grande disdoro dei francesi io andai, poi portai il Garibaldi quando c'era ancora il blocco navale, l'ultimo pomeriggio, affinché davanti a Beirut, vicinissimi alla costa, in modo che i cittadini di Beirut potessero vedere la nostra bandiera italiana e vedessero come eravamo noi, insomma, che aprivamo, e questo è quel discorso anche di politica estera, no? Di naval diplomacy fatta con le navi. E infatti il messaggio venne colto perfettamente, perché poi questa foto, i due fidanzati che guardavano i Garibaldi dal lungomare di Beirut, fece il giro del mondo, e dice, gli italiani hanno tolto il blocco navale. E poi questa operazione fu strumentale anche ad ottenere dall'ONU che fosse dato a un italiano per la prima volta il comando di UNIFIL alcuni mesi dopo. Quindi questo, cosa voglio dire con questo? Che le navi, e tra l'altro potevamo anche fare una dimostrazione di uso duale, perché ci fu un grande incendio boschivo intorno a Beirut, e a bordo avevamo sul Garibaldi le benne antincendio che normalmente avevamo a bordo, perché gli elicotteri della Marina insieme a quelli delle altre forze armate tutte le estati facevano la campagna antincendio contro gli incendi boschivi. Quindi quando ci fu questa emergenza eravamo attrezzatissimi e abbiamo mandato i nostri elicotteri a spegnere le fiamme, e anche questo ha contribuito a dare dell'Italia un'impressione estremamente positiva, perché non solo eravamo stati bravi operativamente, eccetera, ci eravamo presentati con degli assetti estremamente efficienti ed efficaci, non solo eravamo stati proattivi, avevamo battuto anche i francesi che sono un punto di riferimento in Libano, ma in più avevamo anche potuto contribuire direttamente a aiutare anche la sicurezza di Beirut dal punto di vista degli incendi. Speriamo di aver chiarito appunto che una marina militare non serve appunto solo per proteggere in peschereggi o appunto farle in battaglie navali stile in Trafalgar, ma effettivamente ha un ruolo geopolitico fondamentale. Sì, ma a proposito di... Se posso proprio riassumere questo aspetto, certo. La marina in tempo di pace o di non guerra come siamo adesso si deve occupare della linea di comunicazione che interessa nazionale, quindi per l'Italia certamente presidiare i confini del Mediterraneo allargato, quindi davanti alla Guinea, davanti al Golfo Persico e il Mediterraneo, soprattutto il Mediterraneo orientale, ma poi deve essere anche uno strumento di diplomazia navale. La presenza alle navi, la loro presenza in acque lontane, sono al tempo stesso una testimonianza delle capacità industriali di una nazione, ma anche il segnale di una presenza che può essere amica o potenzialmente ostile. Quindi è un utilizzo della flotta tradizionale che di nuovo adesso lo vediamo ripetersi in azioni, rinnovarsi con nuovi protagonisti. La Marina Indiana ha mandato le sue navi e manda ogni anno le sue navi in Mediterraneo, la stessa cosa fa la Marina Cinese. Quindi più passa il tempo e più soprattutto si passa da un mondo unipolare a un mondo multipolare, e più la dimensione marittima diciamo come fattore condizionante in chiave geopolitica ritorna ad acquistare una valenza fortissima.
che certamente la multipolarità dà vita a un mondo assai più instabile, e l'instabilità trova di solito il primo sfogo in mare. Infatti, e poi c'è il ruolo italiano che è, un, come dicevano una volta, una sorta di portaerei in mezzo al Mediterraneo, c'è il controllo del canale di Sicilia, l'IMES lo chiama addirittura lo stretto di Sicilia, che anche a sua volta è un choke point. Però andando proprio sulla flotta italiana, che è la seconda comunque marina dell'Unione Europea, se poi tiriamo via la componente non convenzionale, diciamo atomica, della marina francese, forse potrebbe essere anche considerata la prima. Ma ecco, ha gli strumenti sufficienti per attuare i suoi compiti la nostra marina? Beh, naturalmente qui bisogna distinguere tra i compiti teorici, cioè quello che si dovrebbe fare come nazione marittima, e quello che il governo ha come ambizione fare. Un passo indietro, diciamo che per quanto riguarda la marina italiana nell'ambito dell'Unione Europea, ecco, se parliamo dell'ambito dell'Unione Europea, siamo la seconda sia che si tratti di convenzionale, sia che non si parli che si parli di atomica. Naturalmente la Francia ha non solo i missili che lanciano, i sommergibili nucleari che lanciano i missili balistici, ma anche i sommergibili nucleari che lanciano i missili da crociera e lanciano diciamo, i siluri e i missili a cambiamento d'ambiente, cioè l'Exocet che si lancia da sott'acqua. Quindi già questo, al di là quindi della deterrenza nucleare, già questo di per sé rende lo svantaggio, cioè il paragone improponibile fra le due marine. Se poi su questo lei mette una vera portaerei come è il Charles de Gaulle, che ha gli aerei radar, i Rafale, pesantemente armati, eccetera, è chiaro che il distacco, il divario fra le due marine si amplia notevolmente. Quindi il distacco fra noi e la Francia è notevole, così come è notevole tra noi e l'Inghilterra. Poi, per esempio, dal punto di vista del tonnellaggio, siamo stati superati dalla Turchia, insomma. Quindi la situazione della nostra marina non è così positiva, e tant'è vero che noi continuiamo ad essere in decrescita di navi, quindi non siamo in aumento nel numero di piattaforme. Per cui, prima che si possa ristabilire un po' di numeri, bisognerà avere effettivamente tutti e 10 i pattugliatori d'altura consegnati, ma perché nel Ne frattempo avremo 10, perché in questo momento ce ne sono 7. allora, a contratto ce ne sono 10, di cui finanziati 7, cioè il contratto è stato firmato per 10. Dopodiché ci sono gli ultimi 3 che devono trovare finanziamento, cioè il finanziamento nella legge di bilancio quando sarà il momento. Lo stesso accade con le Fremme, erano previste 10. Il contratto fu fatto per 6 da un punto di vista del finanziamento, e le ultime 4 sono state finanziate in 2 leggi successive, in 2 incrementi successivi del finanziamento iniziale. Quindi non sarebbe una novità. E poi naturalmente bisogna avere il bilanciamento della flotta a tutti gli effetti. Quindi quando io ho chiesto i soldi per il rinnovamento della flotta, ho chiesto 10 miliardi. Eravamo scesi a circa 8, poi Finmeccanica e Fincantieri riuscirono la notte prima della firma a portarsi via 800 milioni per metterli sulla legge 808 diciamo, i progetti aeronautici di ricerca, e Fincantieri, diciamo, per tenere tranquilla Fincantieri, gli furono dati 200 milioni da mettere in qualche sviluppo, che non so. Quindi già 1 miliardo di meno noi avremmo potuto tranquillamente avere i 3 pattugliatori e forse qualcos'altro. Quindi per che cosa serve per essere bilanciati? Ci vogliono almeno altre 2 navi da rifornimento come il Vulcano, una forse andrà a contratto quest'anno. Ci vorrebbero 24 unità polivalenti piccole destinate a fare il compito di cacciamine e pattugliatore costiero, e ci vorrebbero almeno 6/8 cacciatorpediniere veri e propri da 8.000 tonnellate circa, in grado di esercitare effettivamente una forza
adeguata in un gruppo navale centrato su una portaerei. E poi naturalmente bisogna pensare al sostituto del Garibaldi o del Cavour, diciamo del Cavour, perché per fare una nave come il Cavour, più moderna, attuale, ci vogliono una decina d'anni tra il concepimento e l'entrata in servizio. Insomma. Quindi, e poi bisogna investire nel mettere a posto la rete radar costiera, che è vecchia come la vecchiezza, bisogna mettere a posto i fondamentali, che sono le quantità di munizioni, quindi comprare i missili che abbiamo sviluppato. Abbiamo pochissimi, tra l'altro. Pochi, i nuovi missili superficie-superficie, no? I siluri. Cioè, ci vuole che si cambi l'approccio, no? Invece di avere così questo assetto della difesa ancora che guarda agli equilibri tra forze armate della soglia di Gorizia, bisogna decidersi. Cioè, servirebbe qualcuno ci mettesse la testa, che il ministro si mettesse lì e dicesse ai militari: venite qua, cominciamo a ragionare sul serio su queste cose e poi prendere delle decisioni. Certamente bisogna interrompere l'emorragia di personale. La marina turca sta passando da 40.000 uomini a 60.000. La marina italiana, quando io ho preso l'incarico nel 2013, era di 30.000, di 34.000 unità. Oggi siamo a 28.000 e il destino è nel 2025, mi pare, arrivare a 26.800. Cioè numeri assolutamente irrisori. Allora a quel punto ci sarebbe da chiedersi se non fosse un senso, allora è meglio fare la via del Costa Rica. Rinunciamo alle forze armate, facciamo una gigantesca forza di polizia per il controllo interno e basta. Perché non ha nessun senso, capito, questo tipo di... Bisogna cambiare i rapporti tra anche le forze armate, numerici, quindi fatto salvo l'esercito, che ha bisogno di soldati. Poi l'aeronautica non ha senso che sia più grossa della marina in termini sia di risorse economiche che di risorse umane. Basta vedere che in Francia e in Inghilterra numericamente sono leggermente in vantaggio la marina rispetto all'aeronautica, ma insomma siamo a quei livelli. Dopodiché qui siamo invece a un dislivello di 10.000 unità a favore dell'aeronautica, quindi o si aumenta la sola marina oppure si deve andare a compensare, per esempio. O si va di legge navale in legge navale, ma neanche quello è un... Bisognerebbe fare un progetto, appunto, anche a modificare seriamente il bilancio, in modo tale da dare quello che serve all'industria e alle forze armate sono progetti decennali. Quindi chiamiamo le leggi navali, chiamiamo come vogliamo, e l'altra cosa fondamentale è che devono essere approvate dal Parlamento, perché con l'attuale assetto che ha la difesa, questo enorme idrocefalo verticale dove... questo gigantesco insieme di comandi stratificati interforze che grava, pensi che per tenere in piedi questo gigantesco sistema di comando e di interforze servono 12.000 persone, anche di più, perché i comandi continuano ad aumentare. 12.000 sono tre brigate, l'equivalente di 60 stormi dell'aeronautica, di non so quanti equipaggi di navi, vabbè, si fa presto a fare, insomma, di 20 caccia doppiniere, quello che è. Quindi è una follia del delirio. E non ci si ferma. Adesso vogliono addirittura, lo Stato Maggiore di Difesa sta spingendo perché si vogliono dare una quarta stella al comandante operativo del COI, che diventerebbe il comando operativo di vertice interforza, modo che anche lui possa avere la super indennità da capo di Stato Maggiore. E dentro viene ficcato un sacco di comandi disomogenei, perché? Cioè, manca proprio, secondo me, il senso comune. Insomma, poi ognuno può raccontare finché vuole, ma i fatti sono questi, che abbiamo forze armate sempre più piccole, sempre meno equipaggiate, con degli elementi di eccellenza, con alcune armi effettivamente valide, ma poi la sostenibilità operativa, la credibilità, la massa critica viene meno. Per cui finché uno va a fare le truppe di giugurta nei teatri operativi americani, va bene, è la figurina nell'album americano. Cioè, scegliamo chi c'è. Allora, la Polonia c'è, sì, l'Ungheria ha fornito un battaglione, chi c'è ancora? L'Italia ha fornito anche lui, cioè, bene, okay, check in the box.
Poi, intendiamoci, non voglio assolutamente sottovalutare la qualità degli nostri uomini, perché tutti i miei incarichi, anche interforze che li ho avuti, ho constatato elementi di grande eccellenza. Insomma, per fare un nome, il generale Portolano è uno dei più bravi generali che abbia mai conosciuto, insomma, in America, in Afghanistan lui era rispettatissimo e comandava anche le reparti americane, quindi non voglio sminuire le capacità operative anche dei soldati, dei marinai e degli, del personale aeronautico quando vanno in teatro operativo. Non è questo il punto è che dietro si assottiglia sempre più quello che sono appunto i pilastri fondamentali dell'operatività, della sostenibilità logistica, dell'addestramento del personale, perché noi non possiamo essere sicuri di poter scegliere di volta in volta dove intervenire con tutta la calma possibile, non è detto. Può darsi che arrivi il momento in cui ci si debba confrontare con emergenze immediate, può essere il piccolo evento del rapimento dei pescatori, quindi devi essere preparato anche a combattere. Non è che puoi sempre andare a fare così, diciamo, un atto di complementare, ecco, qualcuno che sta al fronte. Del resto, non so qua quanto sia vero, ma da fonti, chiamiamole insider, mi viene detto che spesso nelle esercitazioni navali, dove dovrebbe essere tutto a puntino, perché sono delle esercitazioni, manca del personale in plancia, proprio perché ci sono... Che manchi in plancia, questo non lo so francamente, ma certamente la marina è in sofferenza estrema, quindi non possiamo dire che tutto va bene, perché non è vero. Abbiamo seri problemi dovuti al fatto che la marina è sotto organico, ma non è solo sotto ridotta in maniera diciamo incoerente con lo scenario attuale, è anche il fatto che rispetto ai numeri autorizzati noi siamo sotto, perché la vita del marinaio è più dura di quella degli altri, perché inevitabilmente, insomma, quando si va in mare la prima cosa che salta sono i contatti con le famiglie, nel mondo dei social, del contatto continuo, qui invece uno va, chiude i ponti col mondo esterno, quindi lo stress familiare aumenta moltissimo. Noi perdiamo più di 300 persone all'anno di personale militare addestrato che sceglie di andare nell'impiego civile. E con le leggi attuali, queste persone rimangono diciamo, nell'organico della Marina, non ci sono più fisicamente, ma vengono ancora conteggiati nell'organico della Marina. Quindi anche qui, in un paese normale, uno, il responsabile del dicastero porta la questione ai massimi livelli del governo e dice: allora cambiamo, risolviamo. Se noi spendiamo quello che spendiamo per il reddito di cittadinanza, e io non lo critico perché sicuramente magari ha fatto del bene a tante persone, però voglio dire, l'ammontare della spesa reddito di cittadinanza è enormemente superiore a quello che servirebbe già a dare una boccata grossa di ossigeno alla Marina Militare, se questi soldi li convertissimo in stipendi per nuovi arruolati. E invece di dare il soldo senza lavorare, gli si dà una professione, che quindi è una cosa diversa, come il famoso discorso: invece di dare il pesce a una persona, dagli la canna da pesca, insegnagli a pescare. Insomma. Quindi ci sono dei problemi, che sono delle voragini, ecco, che andrebbero affrontati veramente in maniera col cuore e con la mente. Insomma. Infatti, uno dei nostri programmi è quello del diritto al lavoro, più che il diritto all'occupazione, più che altro, più che invece un assegno di mantenimento, tra l'altro. Però io vorrei andare, prima di fare un breve excursus proprio sulle sue creature, tra virgolette, quindi le navi che ha contribuito a realizzare, che ci sono anche dei problemi di catena di comando. Tutto sommato, quello che è successo anche il rapimento dei pescatori, forse qualche anno fa, mi raccontava tra l'altro una storia abbastanza simpatica con il libico che è stato preso sulla nostra nave, forse qualche anno fa non sarebbe successo questo rapimento, perché è stato un rapimento vero e proprio.
chiaramente, diciamo, la situazione è stata simile nella fase iniziale, cioè la differenza è stata che nel caso che accade nel mio periodo, noi abbiamo ricatturato immediatamente il peschereccio con l'uso degli incursori della Marina un paio d'ore dopo l'evento che era accaduto, e abbiamo catturato il sottufficiale libico che era stato lasciato a sorvegliare il peschereccio perché andava verso Misurata. Nel secondo caso invece il peschereccio con tutta la persona a bordo, i pescatori a bordo sono arrivati a Misurata, e poi c'è stato quel seguito estremamente imbarazzante e di sofferenza per le famiglie, imbarazzante ovviamente per il governo, con il primo ministro pro tempore che si è dovuto umiliare, andare lì a pietire per avere indietro queste persone, eccetera. Beh, la differenza è stata, ritengo personalmente, il fatto che io all'epoca avevo il comando operativo delle forze in mare, essendo il capo di Stato Maggiore della Marina. E il capo di Stato Maggiore della Difesa, che in quel momento era un ammiraglio estremamente operativo, come l'ammiraglio Binelli, non si sognò nemmeno di avvocare a sé il comando operativo delle forze in mare, non in quella fase specifica, ma a monte. Cioè, quando ne parlammo, lui disse: no, ma è chiaro che, siccome non ho nessuna intenzione di stare nell'ufficio di via 20 settembre a giocare con le navine di plastica sulla tavola o sul tavolo, sulla scrivania, è logico che il comando operativo delle navi in mare lo debba avere il capo della forza armata. Ma anche perché il capo di questa struttura elefantiaca, che è il sistema di comando della difesa italiana, poi essendo a capo di tutto, può essere ad Hong Kong, può essere a Parigi, nel momento clou in cui si tratta di prendere la decisione che solo chi ha il comando operativo è legalmente attrezzato per poter prendere, non puoi stare lì a aspettare, a cercare i fusi orari, sta dormendo, bisogna svegliarlo, c'è il telefonino, cioè non ha... Capito? È ovvio che la soluzione che è stata voluta attualmente, privando per la prima volta, insomma, nei tempi più recenti, in operazioni, il capo della Marina del comando operativo. Però in realtà non era la prima volta, ho detto un errore, perché ai tempi dell'Enrico Alexi la catena di comando era esattamente quella che è stata voluta adesso, e quella del peschereccio non salvato, diciamo. Enrico Alexi, il capo di Stato Maggiore pro tempore, aveva il comando operativo ed era il generale degli Alpini a Prate, ottima persona peraltro. Il generale Bertolini, altra persona di capo e spada, aveva il controllo operativo delle forze navali in quella missione. E il CINCNAV, il comandante in capo della squadra, che in quel momento era l'ammiraglio Binelli, non aveva controllo operativo, ma il suo comando era lo strumento tecnico attraverso il quale il comandante del COI dell'epoca avrebbe dovuto esercitare il controllo operativo della missione. Come tutti sappiamo, insomma, il sistema non reagì in tempo utile per impedire il patatrac che poi si è visto. Può darsi che non avesse, anche se avesse reagito rapidissimamente, non posso certamente affermare che le cose sarebbero andate in modo diverso. Ma a mio parere non ha certo aiutato una soluzione così bislacca come quella che fu adottata e come quella che abbiamo adesso. Non ha aiutato anche in questa relazione. Sì. Andiamo ora proprio alle navi, alle sue creature. Vediamo i PPA, che a vederli dall'interno, almeno dalle foto, più che essere una plancia di nanacomando, sembra quasi la plancia di un'astronave dell'Enterprise. Lei giustamente aveva detto più che plancia il cockpit della nave, perché è estremamente digitalizzato. Ecco, PPA e FREM... forse dirò una strafalcione, ma i PPA, i pattugliatori polivalenti da altura, tutto sommato possono essere assimilati anche a come tonnellaggio delle fregate. Ma qual è la loro differenza di compito e soprattutto la loro differenza anche costruttiva? Allora, concettualmente queste sono navi che sono state concepite, sono state pensate, appunto concepite, per essere navi che possono affrontare nelle loro diverse configurazioni un'ampia gamma di missioni diverse.
con un equipaggio molto ridotto per le, diciamo, le operazioni di bassa intensità. E per fare questo è necessario che il sistema d'arma sia impiegabile da un ridotto numero di persone. Per poterlo fare, queste persone devono disporre di strumenti che sono più simili a quelle a disposizione dei piloti di quelle che sono disponibili normalmente sulle navi militari. Mi riferisco per esempio alla consapevolezza ambientale operativa che le persone debbono avere continuamente tramite appunto gli schermi, le torrette a infrarossi, i sistemi, diciamo, di puntamento laser, cioè un sistema integrato che aiuti le poche persone presenti a essere estremamente efficaci. E questo soprattutto anche in un'ottica di operazioni in spazi ravvicinati. Cioè, se io opero in alto mare in formazioni complesse, è probabile che io abbia sentore della presenza del nemico a grandi distanze, anche a migliaia di chilometri. C'è il tempo per andare in punteria, per individuare il nemico, eccetera. Ma se io devo entrare a Hormuz, oppure mi devo muovere nel canale di Sicilia, nello stretto di Sicilia, come appunto lì mi stanno a dire, o nell'Egeo, in una situazione di non pace e non guerra, dove la barca di un pescatore può essere invece carica di esplosivo ed essere un'arma mortale, io devo fare in modo che in quello spazio che va dalla plancia all'orizzonte la nave sia attrezzata per poter reagire rapidissimamente. E per poterlo fare non c'è più il tempo per il comandante o per chi è in giro in plancia chiamare quello lì e dire allora attenzione, no, bisogna che avere le mani, diciamo così, sui comandi, e per poterlo fare bisogna avere anche un'adeguata consapevolezza operativa, e questo anche tramite l'uso dell'intelligenza artificiale che aiuti ad affrontare, a gestire le centinaia di bersagli radar, bersagli ottici, eccetera, tramite appunto algoritmi che valorizzino i comportamenti che questi bersagli hanno e li combinino con notizie intelligence e quant'altro. Quindi questo era un primo grosso elemento di differenziazione di queste navi rispetto al resto. E poi anche le sistemazioni, diciamo così, il fatto di poter disporre di moduli operativi, perché uno degli obiettivi era quello di dare continuità logistica, omogeneità logistica alla squadra. Quindi l'idea era di non fermarsi a 10 pattugliatori, ma ad arrivare a circa 24 nel tempo, in modo da sostituire tutte le navi, al di là delle FREM, dalle corvette fino ai caccia torpedinieri, con versioni del PPA, che avrebbero dovuto avere a fattor comune l'impianto propulsivo e la gran parte dei sistemi, ma in numero e in densità diversa a secondo dello scopo del loro impiego, con un vantaggio enorme dal punto di vista dell'addestramento del personale, dei pezzi di rispetto e dei costi di esercizio. Questo era l'idea di manovra. Quindi diciamo, all'estremo più avanzato, più operativo, più guerriero, queste navi avrebbero avuto una cortina antisommergibile, siluri pesanti antisommergibili, il doppio lanciatore a prora per 32 missili, 16 Teseo, questa era almeno la mia visione quando io ho lasciato l'incarico, due elicotteri, i radar, la full suite di tutti i radar a facce piatte. Noi abbiamo investito nell'industria italiana per farle sviluppare i radar a facce piatte, cioè la scansione elettronica tipo Aegis. E queste sono anche delle altre grandi funzioni delle leggi navali, cioè dare una visione decennale in modo tale che l'industria possa avere non il progetto per quel sistema d'arma, ma per una grande famiglia di sistemi d'arma, per una piccola flotta, diciamo, in modo tale che possa investire e creare nuovi prodotti che siano fatti per la marina italiana, non per un'altra marina a cui noi poi ci accodiamo, come invece è successo con le FREM, insomma, dove erano navi di sito operativo francese, e che noi poi ci siamo accodati e le abbiamo modificate anche pesantemente, in qualche modo, naturalmente. Per fortuna, direi. Sì, per fortuna, però lei, quando una nave nasce come una nave economica, particolarmente economica, che gli va a mettere un ponte in più, è chiaro che sono interventi
che forse sarebbe stato meglio concepire fin dall'inizio, no? Fin da prima del progetto. La Marina Italiana aveva in quegli anni, negli anni 90, una sua nave che era la fregata Nuova Generazione, che insomma aveva delle caratteristiche molto diverse, tra cui l'alta velocità, cosa che ha per esempio il pattugliatore, 33 nodi quando include la turbina, 24 nodi di in diesel con due motori e 16 nodi con un solo diesel. Quindi anche qui lei immagini i vantaggi in termini di flessibilità e di vita di questi motori. In più ha un sistema elettrico di propulsione che fa andare la nave fino a 8 nodi quando deve fare il loitering, deve fare così attendere. Quindi questo è un altro elemento distintivo particolarmente importante. Poi anche, infatti, se lei ha visto, questa nave ha un rostro a prora che serve ad allungare la linea del galleggiamento senza aumentare il tonnellaggio a prua, per cui la nave guadagna velocità senza aumentare la potenza dei motori, riduce l'attrito d'onda. Poi rostro a parte, come evidenziavamo prima della trasmissione, le linee dello scafo ricordano molto quelle dei nostri precedenti cacciatorpediniere. Era la stessa linea che era stata scelta per le fregate Nuova Generazione, di cui avevamo, diciamo, le linee d'acqua già sviluppate nella vasca, diciamo, idrodinamica. E quindi era un progetto a basso rischio, insomma, dal punto di vista dello scafo. Ecco siamo nave, oltre il tempo. L'altra nave, sì, e infatti volevo chiedere di quello della Trieste e del Vulcano, e anche completo la domanda con chiedere, ma avremo gli F-35 Bravo sul Trieste oppure anche sulla Cavour, anche quelli dell'aeronautica, come avremmo forse a Pantelleria gli F-35 della Marina ogni tanto, ovviamente? Beh, non c'è niente che lo vieti, perché non vedo perché no, insomma. Quindi l'interoperabilità, peraltro, tra componente aerea della Marina e l'aeronautica militare è già adesso totale, perché noi facciamo regolarmente addestramento insieme nei pacchetti integrati con gli aeroplani, insomma, quindi della Marina o dell'aeronautica, rifornimenti in volo, eccetera. No, da quel punto di vista non vedo difficoltà. Avrei delle perplessità molto serie a schierare un aereo così costoso, complesso e così segreto come l'F-35 Bravo a Pantelleria, perché mi sembrerebbe un po' esporlo troppo, con francamente senza i necessari supporti tecnici. È un aereo veramente complesso. La sua essere stealth deve essere accudita e custodita e limata, non dico ogni volo, ma quasi. Per non parlare poi delle librerie, della guerra elettronica e quant'altro. Quindi immaginare che l'F-35 decolli da un posto avanzato o addirittura da campi di fortuna mi sembra veramente una sciocchezza. Non avrebbe alcun senso esporre una macchina di questo genere a un pericolo asimmetrico come potrebbe essere anche un attentato. Cioè, voglio dire, un conto è una nave che nell'arco di 24 ore può fare, insomma, 100 miglia ed essere completamente altrove, circondata da sistemi di difesa, eccetera. Già in un aeroporto fisso, insomma, bisogna che sia ben corazzato, perché esiste effettivamente l'aeroporto, lì rimane forever. Quindi, però addirittura immaginare di portarla in zona avanzata, a contatto del fronte o in Afghanistan, per dire, mi sembrerebbe veramente una follia del delirio. Però sì, tornando proprio sulla Trieste, su questa sua creatura, che è una nave veramente non solamente dual use, ma è triple use, perché può essere usata come portaerei, come nave da attacco anfibio, come nave per la protezione civile e così via. Ma sì, diciamo che la parte più evidente, chiaramente, visto che è tutto ponte, è la sua capacità di impiegare gli aeroplani e gli elicotteri in maniera massiccia.
Poi c'è il grande bacino, che è veramente un bacino allagabile, molto grande, perché vi possono entrare due mezzi, diciamo, a cuscino d'aria, anche se noi non li possediamo, ma ragionando in termini di interoperabilità con gli alleati, possiamo imbarcare due di quei sistemi lì, impiegare due di quei sistemi, ma anche i grandi catamarani francesi anfibi per il trasporto dei mezzi ruotati o cingolati a terra, che sono stata concepita proprio anche per essere interoperabili, oppure quattro grosse motozattere anfibie che sono in costruzione, sono state appena costruite dai cantieri Vittoria, apposta per il Trieste. Quindi da questo punto di vista sono capacità che sono anni luce dai poveri San Giorgio, San Giusto, eccetera. E poi c'è la questione protezione civile, perché la nave ha un ospedale molto capace, molto importante, così come il Vulcano, con sale operatorie che servono sia ovviamente in combattimento, ma anche, visto che è estendibile fino a 200 posti letto, quello del Trieste, per grandi calamità, non solo, ma la componente, la sua capacità anfibia ideale, per esempio, immaginiamo se dovessimo tirare via, portare in salvo la popolazione intorno al Vesuvio, parte di essa, insomma, con le motozattere li possiamo andare a prendere direttamente in spiaggia, con gli elicotteri, con il 101 possiamo intervenire un po' ovunque in Italia, visto che il 101 ha circa 200 miglia più di raggio, quindi può fare tranquillamente 500 miglia di ritorno. Quindi veramente sono strumenti, da questo punto di vista, di altissima flessibilità, e anche il PPA è stato concepito per poter dare corrente elettrica e acqua potabile a 6.000 persone, soprattutto la corrente elettrica ha una tendopoli di 6.000 abitanti circa, insomma. Il Vulcano a sua volta è finalmente una nave logistica di seria, cioè che non che il povero Vesuvio e Stromboli, ma erano piccole navi che hanno servito egregiamente la nostra marina, ma certamente non hanno quel respiro logistico che dà il Vulcano. Il Vulcano può ha depositi di munizioni significativi, grandi quantità di gasolio, grandi quantità di carburante per aviogetti, più a sua volta c'ha un importante ospedale e posto un hangar per due H101. Quindi e poi ha una buona velocità, cioè mentre lo Stromboli e il Vesuvio andavano a 13 nodi con l'assistenza del Padre Eterno, e quest'altra nave è stata concepita per andare a 20 nodi, quindi può stare dentro la formazione di una portaerei senza diventare necessariamente proprio la zavorra che rallenta tutto. Speriamo che adesso si riesca a dare contratto con una seconda e poi l'anno prossimo magari con la terza. Benissimo. Abbiamo parlato, tra l'altro, in questa puntata anche di molte sigle H101, che sono elicotteri pesanti, eccetera. L'idea che avrò nella magari prossima trasmissione, tenterò di spiegare appunto questi concetti e vedere appunto quali sono questi mezzi, l'H101 piuttosto che l'NH90, i PPA esattamente come sono. Però io vorrei fare l'ultima domanda, abbiamo sforato tutti i tempi, ma è stato piacevolissimo. Che ne pensa? Secondo me anche questo è stato un uso geopolitico della Marina, per tornare alla Marina, quello che è successo in Crimea col destroyer inglese Defender, che è andato un po' a sfrucugliare nelle acque territoriali della Crimea. Questo è uno dei compiti anche tradizionali delle grandi marine. Dico grandi marine perché fare queste operazioni bisogna avere le spalle molto larghe e ci vuole anche una coesione e una chiarezza di idee tra governo, tra il vertice del governo e quindi le forze sul campo militari, che è una di quelle cose che gli inglesi, insomma, in generale hanno sempre mostrato di avere, questa chiarezza di idee, questa linearità, questa connessione stretta, ecco, tra il primo ministro e le forze armate e le componenti sul campo, ed è quello di andare a mantenere, diciamo, a contrastare proprio la territorializzazione del mare, cioè mantenere il più possibile
vera, valida, il concetto della libertà di navigazione nell'alto mare, quindi nel mare fuori le acque territoriali. In questo caso le acque territoriali sono a 12 miglia e, per quello che ho letto dalle fonti aperte, la nave inglese si è portata esattamente, poco oltre le 12 miglia. Il messaggio però era chiaro, come dire, anche nei confronti di della seconda superpotenza mondiale, l'Inghilterra non intende, come dire, piegare la testa. Io di qui passo perché sono la marina inglese, quindi lo faccio, e se tu hai qualcosa da dire, provaci. Naturalmente questo tipo di operazione non è un'operazione kamikaze, perché non è la stessa cosa ovviamente di invadere il territorio, di entrare in un territorio di un altro paese. Qui siamo sempre in quell'area appunto molto grigia, che sono appunto sia la legge internazionale sia, cioè, il concetto della libera navigazione e tutta questa, diciamo, le acque territoriali, e oltre le acque territoriali quanto una nazione può esercitare il suo controllo. Dipende essenzialmente dalla forza e dalla determinazione che lo Stato costiero ha, e viceversa lo Stato che fa questa sfida, diciamo, analogamente per questo. In questo caso la Russia ha reagito in modo molto visibile, facendo grande dimostrazione di forza, il passaggio di aeroplani, eccetera, eccetera, però non ha voluto, insomma, innalzare troppo lo scudo. E allo stesso modo gli inglesi hanno una volta sottolineato il punto, ma non hanno agito in modo descalatorio, diciamo, non hanno voluto provocare. Ma tutto questo si ripeterà nelle acque del Mar della Cina, perché la grande operazione che la Queen Elizabeth porta avanti con questo gruppo navale, di cui fanno parte anche alleati e su cui sono imbarcati anche i Marines con i loro F-35B, è quello di riaffermare di nuovo la presenza globale della Gran Bretagna. Con l'uscita dall'Europa Unita, la Gran Bretagna vuole riaffermare la sua primazia nel settore marittimo, quantomeno, se non più primazia, che è realistica, però insomma un ruolo da protagonista e di presenza lunga nel Mar Pacifico, nell'Oceano Pacifico e nelle acque dove un tempo la bandiera inglese era di casa, basti pensare a Hong Kong, Singapore. Quindi è un messaggio importantissimo di politica estera, sicuramente. Ecco, io finirei a questo punto con una domanda da parte di uno spettatore, perché ci abbiamo proprio parlato in questo momento dell'Estremo Oriente. Ci sono prospettive di impiego della Marina, penso della Marina Militare Italiana, in Oriente in funzione di contenimento dell'espansionismo cinese contro Taiwan? Io direi, spero di no, perché forse siamo un po' troppo oltre il nostro Mediterraneo allargato. Però lei è ammiraglio, che ne pensa? Ma io credo che gioco forza succederà. Noi già abbiamo mandato molte navi in Estremo Oriente quasi ogni anno per motivi diversi: battere la bandiera, rappresentare l'amicizia italiana con quei popoli, perché ricordiamoci che la visita di una nave è anche un segnale di amicizia. Diverso sarebbe invece inviare la nostra nave in un gruppo navale americano, che potrebbe solo in quell'ottica, credo, realizzarsi questo invio di una nostra nave, non certo in una missione puramente nazionale, ma in un'operazione, diciamo, della NATO, un'operazione anche se fuori area, in un'operazione, diciamo, in chiave di alleanza appunto con gli americani, gli inglesi, i francesi. Quindi un gruppo internazionale che andasse a fare questo tipo di operazione non lo vedo impossibile. Diciamo che la probabilità non mi sembra, finché la situazione attuale, diciamo, governo, situazione economica, tutte le cose che abbiamo in ballo, non so quanto questa missione sia realistica. Lo potrebbe diventare qualora gli Stati Uniti lo volessero come segnale di lealtà, come dire, al di là, cioè, vogliamo che vi esponiate al nostro fianco, perché dovete dimostrare di essere alleati fedeli. Magari io in cambio, oltre alle parole, vi do una mano in Libia un po' più pratica, un po' più concreta, allora sì. Dei turchi, capito? Quindi allora sì.
potrebbe essere un'operazione. Da soli naturalmente non avrebbe senso andare lì a sfrugogliare i cinesi, visto che è come una pulce che va a fare il solletico a una balena, insomma, ecco. Sì, infatti le mie perplessità, tengo a sottolineare, non sono del fatto del mandare la nave in Estremo Oriente, quanto se abbiamo appunto le capacità numeriche, visto appunto gli innumerevoli teatri in cui siamo, di mandare pure una nave in Estremo Oriente. È una cosa che sta fare una volta, si può fare, nel senso che si per un periodo di 4 mesi si rinuncia a qualche altra attività, ma sostenere una nave dall'altra parte del pianeta e ce ne vogliono altre 4 a casa, insomma, tra l'andata, il ritorno, l'addestramento, la rimessa delle avarie, la manutenzione, sono viaggi veramente lunghi, insomma. E sì, ma non, questo credo che sia l'unica possibilità, ecco, che ci si muova in un contesto, tra virgolette, molto incoraggiati, incisivamente incoraggiati dagli americani, e si vada, ecco, insieme agli altri in una manifestazione di compattezza e di in cambio speranza. E questo poi è la cosa che spesso è stato difficile vedere i risultati quando noi abbiamo mandato truppe all'estero, anche in maniera massiccia, numericamente, non abbiamo poi necessariamente visto le compensazioni, ecco, la ricompensa, diciamo, in campo poi di sostegno rispetto ad altri alleati. È anche vero che quando gli americani chiamano, tutti accorrono, quindi gli afghani sono stati i turchi, sono stati un po' tutti, insomma, quindi... Persino i tedeschi, che di solito sono molto refrattari a... Tedeschi esatto. Sono andati, sì, i tedeschi sono andati anche in Sahel, se non sbaglio, sì, sono andati in Sahel, non so se sotto egida ONU, insomma, i tedeschi stanno comunque sempre più utilizzando le proprie forze armate in una dimensione esterna. Quindi. Ok, e io andrei avanti ancora un'ora a sentirla ammiraglio, perché oltre alle notizie interessantissime che ci ha dato, anche una notevole capacità dialettica e di esposizione che proprio non ne stanca l'ascoltatore. Però siamo arrivati alla fine. Come vede, io oggi mi ero messo con lo stemma della Marina Militare, in realtà l'avevo preso all'aeroporto di Linate in un negozio, ma oggi per l'occasione ho messo questa maglietta della Marina Militare. Grazie ancora a Miraglio per la sua esposizione e spero che magari quest'autunno ci rivedremo qui per parlare di quello che oggi Gioco Forza non siamo riusciti a parlare. Grazie molto e un saluto a tutti. E buonasera a tutti. Arrivederci. Arrivederci.